Allora, io saluto tutti come sempre, rinnovo questi saluti, grazie perché ci siete. Oggi vi presenterò un taglio della collezione. E quindi, visto che non ci siamo visti in questi giorni nei corsi, è doveroso a me un taglio della collezione farlo vedere. Ho utilizzato due tecniche di taglio: ho diviso la testa in due parti, parte superiore e parte sottostante, e andrò a creare due tecniche di taglio. Con queste due tecniche di taglio ho creato questo taglio della collezione. Questo taglio della collezione viene chiamato la tecnica sopra, che è la più importante, diciamo, la nuova tecnica è la tecnica della trama, ispirata un po' al mondo sartoriale, poi andremo a vedere perché. Mentre nella parte al di sotto ho creato una rotazione, dove taglio integro e creo il perimetro. Una cosa importante è che non ho creato lo zigzag, perché voglio disconnessione e quindi voglio vedere che la parte sopra sovrasta la parte sotto, quindi sarà più corta la parte sotto e più lunga la parte sopra. Ho fatto una divisione a ferro di cavallo, ma più che ferro di cavallo, io la chiamo divisione a pallina da tennis. Un po' la pallina da tennis, come fa? Non è proprio un ferro di cavallo, ma leggermente tende a scendere. Vedete, sulla nuca scende leggermente, quindi è a ferro di cavallo, ma leggermente più bassa sotto. Nella parte sotto, come vedete, ho fatto una rotazione. Ho diviso questa sezione, cioè la parte posteriore, da orecchio a orecchio, ho diviso in 5 sezioni. Quindi, tornando a noi, ho fatto 9 sezioni, 5 dietro e 2 sulle laterali, quindi totale 9 sezioni. Inizierò a tagliare la prima sezione centrale. Qui non farò una guida, ci sarà una guida visiva, mobile ma visiva, più che mobile visiva. Quindi prendo la prima sezione, vado a tagliare a circa 5 centimetri dalla radice, 5 centimetri. Taglio, invece di tagliare all'esterno delle dita, cioè all'esterno delle dita, taglierò all'interno, spingendo i capelli verso la cute. Questo mi creerà una sorta di onda al contrario. Questa onda che cosa mi dà? Perché taglio da dietro? Tagliando da dietro spingo i capelli verso la cute e quindi troverò più aderenza quando andrò ad asciugare i capelli, perché ho creato una scalatura leggermente stondata. Adesso, facendo il primo taglio, già vi mostro il risultato. Prendo questa sezione in un unico segmento, lo stringo leggermente con le mani per prenderlo tutto, vedete? Vado a infilare la forbice, vedete? Infilo la forbice a 5 centimetri circa e taglio con un unico colpo questa sezione. Quindi giro. Vedete? E ho tagliato la mia prima sezione. Seconda sezione, la prendo, la trasporto come la prima su se stessa, vado a tagliare questa sezione sempre all'incirca 5 centimetri. Questa volta però ho la sezione posteriore, dove io prendo, visualizzo la lunghezza. Non la trasporto sulla sezione, ma la solo visualizzo per capire quando devo tagliare. E quindi visualizzo questa sezione e vado a tagliare anche la seconda. Lavoro con tutta la forbice, la chiudo tutta cercando di tagliare in un unico taglio questa sezione. Meno tagli faccio, meno errori compio. Alzo la sezione precedente, vedo dove ho tagliato. E con un unico colpo cerco di chiudere tutta, di tagliare tutta la sezione. A questo punto mi sono rimaste 4 sezioni, cioè quella sull'orecchio e quella sulla tempia. Quindi andrò a tagliare prima quella sull'orecchio, sempre guardando la guida sulla sezione precedente. Quindi vado di nuovo sulla parte opposta, sempre sull'orecchio,
prendo questa sezione, innalzo la sezione precedente per guardare la guida e taglio. Ora vado sulla parte temporale, pettino la parte temporale, innalzo la sezione precedente e taglio. Quindi vado dalla parte opposta. Prendo la sezione temporale, innalzo quella dietro e taglio. E vado a texturizzare con la 8 denti. Forbice da texture da 8 denti. Aspetta, forse si vede meglio così. Ok, 8 denti, rimuovo il 50% della massa e mi crea una texture aperta. Riprendo la prima sezione e la vado a texturizzare. Se la mia mano me lo permette, faccio, riprendo le stesse sezioni. Se le lunghezze, dico, se le lunghezze me lo permettono, riprendo le stesse sezioni. Se sono più corte, posso anche texturizzare pettine e forbice. Per noi la texture è una scienza esatta e non la lasciamo a caso. Quindi sezione per sezione, segmento per segmento, come abbiamo tagliato, andremo a ritesturizzare. Fatto questo, mi texturizzo prima la parte posteriore e poi vado sulle orecchie e sulla parte temporale. Ripeto la stessa sequenza di come ho tagliato. Quindi, una volta texturizzata la parte posteriore, vado sui laterali, quindi orecchio e parte temporale. Anche qui. Ok, una volta texturizzata con la 8 denti, come già vi avevo detto, andrò a texturizzare con la 35 denti. Quindi vado a rifinire un po' le punte, pettine e forbici, e poi rifinisco i perimetri. Quindi vado a chiudere il perimetro. Però prima devo entrare con la 35 denti come ho fatto con la 8 denti. Naturalmente ho meno lunghezza, non riesco a riprendere, devo fare pettine e forbici, gli do giusto una passatina sulle punte della 35 denti. La 35 denti è sempre una forbice da texture che rimuove il 30% della massa e mi crea una texture piumata, vellutata, morbida. Allora, una volta fatto questo, vi dicevo, pettine e forbice, mi ripasso tutte queste lunghezze sulle punte e vado a ritesturizzare. Quindi texturizzo bene le punte, ecco che sono quasi nel finale. Ora mi vado a creare il perimetro, quindi il mio perimetro sarà leggermente a punta sulla parte posteriore. Io la 35 la uso molto sui perimetri perché mi dà quella morbidezza naturale. E a questo punto ho creato la parte sottostante. Leggermente lunga, leggermente a punta, una basetta leggermente rifinita, leggermente. Ok, una volta fatto la parte sottostante, vado sulla parte sovrastante. Quindi la tecnica che ho utilizzato prima è una tecnica della rotazione, è una rotazione avanzata. Abbiamo fatto inizio, durata e fine, adesso passo nella parte sovrastante. La parte sovrastante, questa tecnica si chiama la tecnica della trama. Qui entriamo molto nel taglio, nella sartorialità del taglio. Perché? Perché questa tecnica è stata ispirata proprio a come i sarti tagliano la stoffa. Innanzitutto noi dobbiamo capire una cosa, che la stoffa è fatta e sono dei fili incrociati tra di loro. Quindi abbiamo questo incrocio, diciamo, la stoffa è fatta in questo modo. Vedete? Sono tutti i fili che si incrociano uno con l'altro e formano la stoffa. Questo incrocio però permette al sarto di non poter tagliare la stoffa dritta, perché se taglia la stoffa in maniera dritta, che cosa succede? Si sfila la stoffa e quindi la rovinano. Si inizia a sfilare. Infatti il sarto è obbligato a tagliare questa stoffa in diagonale, in modo da non rompere la trama dei fili e quindi da non far sfilare la stoffa e non rovinarla. Quindi questa ispirazione sartoriale noi l'abbiamo riportata in che modo? Adesso vi farò vedere su questa tecnica chiamata tecnica della trama. In poche parole, devo creare, non all'incirca, ma obbligatoriamente, quattro triangoli.
uno in verso all'altro. Inizierò da dove ho la riga. Se ho la riga a destra, qui farò il triangolo. Inizierò con il triangolo, la parte più larga del triangolo. Cioè il triangolo ha una parte larga e una parte che finisce a punta. Quindi, dove c'è la riga ci sarà la parte più larga. Dove scenderà il ciuffo ci sarà la parte più stretta. Adesso farò prima le divisioni, almeno capite di quello che sto spiegando, e poi vi mostrerò. Quindi, in totale devono essere quattro zigzag, quattro, scusate, quattro triangoli, uno inverso all'altro. Spendo 2 minuti per fare queste divisioni che adesso vi andrò a mostrare. Si Ok, io vedono? ve le conto, eh. Una larga fina, la seconda larga da questa parte fina dall'altra parte, la terza l'opposto, larga fina, la quarta larga fina. Ok, la faccio vedere di qua, da tutti i lati possibili, immaginabili. Ok. Ogni sezione la taglio in obliquo, cioè prendo questa sezione e la taglio in questo modo, diagonale da sinistra verso destra. Taglio la seconda, faccio dalla parte opposta. Taglio la terza dalla parte opposta, taglio la quarta dalla parte opposta. Quindi faranno un po' come vi avevo detto, si andranno a incrociare questi tagli come se fossero i fili per creare una stoffa. Prima sezione. Quindi prendo questa prima sezione, la rivolgo verso di me e posso tagliarla in vari modi. In più modi posso tagliarla. Dipende sempre da quello che voglio ottenere. Naturalmente la taglio leggermente in diagonale, vedete? Quasi dritto. Questa lunghezza la posso decidere, posso prendere come punto di riferimento la parte laterale e farla minimo deve essere 1 centimetro più lungo, oppure la posso fare più lunga in base a quello che voglio ottenere. Più lunghezza voglio e più la creo lunga. Quindi questo è, diciamo che è a vostro gusto. Quindi, prima sezione, guardate, si vede da qui, prima sezione, e taglio. Quasi dritto taglio, vedete? Le mani. Una volta che taglio, riposiziono la sezione dove era. Taglio la quarta ed ultima. Sempre all'incirca i 10 centimetri. Una volta tagliato questa, in queste sezioni, devo andare a texturizzare. Quindi vado a creare la texture. Non devo texturizzare in questo modo, ma devo texturizzare dritto, in modo che la parte più lunga è più texturizzata rispetto alla parte più corta. Guardate. Quindi entro e texturizzo. Texturizzo. Texturizzo, vedete lì già non prendo più nulla da quella parte. Ripasso, vado a ricontrollare la zona più corta che l'ho texturizzata poco e ok, la prima texture della prima sezione. Fatto questo, a questo punto vado ad asciugare e poi se ci sarà un check nel finale andremo a vedere. Ok, andrò a
utilizzare i due prodotti della linea Sirma. La linea Sirma sono finish e styling, sono prodotti altamente tecnologici, si possono unire tra di loro e creare dei cocktail, quindi personalizzare anche lo styling o il finish. Si possono utilizzare uno alla volta o più prodotti, anche all'incirca, anche se prodotti. Per esempio, si possono miscelare tra di loro. Naturalmente noi ne misceleremo solo due e useremo il terzo prodotto, che è la lacca, nel finale, e il quarto prodotto, che è il due fasi che ho utilizzato. Quindi sono prodotti altamente tecnologici, ne va il 50% in meno e otteniamo il doppio del risultato. Quindi con una piccola quantità otteniamo il doppio del risultato rispetto agli altri prodotti. Vedete, guardate il Crystal Serum. C'è il contagocce, cioè ti dà una goccia, quindi quella è una dose. Se ne metti due, sono due dosi, quindi puoi eccedere nel prodotto e non funzionare bene. Lo umanizzo, quindi lo porto, lo scaldo, perché qualsiasi prodotto è fatto per dare il meglio di sé a 36 gradi di temperatura corporea. Io lo scaldo, lo applico nella parte interna e nella parte esterna, la parte interna radici, la parte esterna lunghezze. Creare anche il colore per questo taglio. Di solito faccio la parte un po' più scura, la parte sottostante, la parte sovrastante un po' più chiara. A questo punto un po' di aria fredda. E vado ad applicare Crystal Serum, quindi è un lucidante a basso peso molecolare. Mi dà lucentezza e idratazione, non appesantisce, lo umanizzo bene, vado a lavorare con la parte interna, metto le mani diciamo a paletta e quindi vado a schiacciare la parte sottostante. Faccio questo, guardate. Vado a riposizionare i capelli nel senso desiderato e vado a fissare il mio lavoro con lacca spray e volume, forma e volume. Questa è una lacca termica, si può utilizzare con lo styling termico, quindi con piastra, arricciacapelli, si può utilizzare a capelli bagnati per difendere il capello dall'umidità, quindi a capelli bagnati si vaporizza su tutta la testa e si asciuga. Do 2 minuti che si asciuga la testina, ecco qui, vi mostro il risultato. Ha un ciuffo laterale, vedete, ben definito. Ha tutte queste sezioni che scendono. Vedete le sezioni più lunghe? A tutte, vedete le punte che io le sto tirando fuori per farvele vedere. Ok, ci sono varie disconnessioni, volume sulla parte della sommità, mentre nella parte sottostante ho cercato più aderenza. E questo è il taglio. Naturalmente questi giorni io e Franco lavoreremo per creare ancora qualche altro incontro. Quindi faremo una giornata di colore, solo teorica. E poi ci sarà un altro taglio. Ciao a tutti!